cuore di sicuro per me è 3. Ah, era una cosa, era troppo bello. Perché poi avevamo la cascina, diciamo. Noi eravamo su a Metano e c'era una piazzetta lì, con intorno tutte le cascine e la gente alla sera, perché tutti erano lì, quelli che erano là con le... Cioè avevamo le stagioni, no? E si andava là con le vesti e si stava là proprio a dormire, stavano là. Magari tutta la settimana, la domenica mattina venivano qua presto per andare a messa e poi al pomeriggio preparavano il gerlo con dentro quel po' di mangiare che avevano. E dopo c'era la teleferica che la mandavano di là, perché poi mandavano qui il latte che avevamo la latteria. Ah, sono stati anni bellissimi quegli anni lì. Le Tre era uno dei posti che io quando ero bambino andavo là. A fine maggio, inizio giugno, stavo là fino quasi alla fine di giugno, quando c'era... andavo là con la nonna e quindi a scuola si finiva, perché noi facevamo 3 giorni, giovedì a casa, alle 4 si smetteva la scuola e quindi gelato e di corsa andavamo alle Tre. Tutti sti ragazzi giù per la mulattiera di corsa, quelli di là alle Tre guardavano qua a vedere se qualcuno magari cadeva o si faceva male, però noi non pensavamo niente, l'importante era arrivare là. La sera si cantavano, si sentivano quelli che andavano là. Quelli che erano là e quelli che erano qua e cantavano di qua e li sentivamo noi di là, e quelli, quando eravamo di là ci si rispondeva. Alla sera era un sentire tac tac tac, il rumore di quando preparavano gli attrezzi per andare a tagliare il fieno il giorno dopo, e quindi diciamo era una musica che te da qualsiasi parte di Tre eri, sentivi ste donne fuori tac 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 a marla. Dopo ci trovavamo tutti sti ragazzi, c'era l'amposto del Poz dove c'erano giù tutti i girini e noi stavamo là a giocare a prenderli sti girini. Dopo andavamo sui prati con delle scale, i prati quelli un po' più in piedi, ci sedevamo su magari in 2 o 3 sulle scale e venivamo giù. Non è mai successo niente di grave, però. E dopo la sera, perché dopo andavamo là a esplorare la cava di Fespato. Andavamo alle cave. Alle cave c'erano mica ancora i vagoni, quelli con le rotaie che si caricavano i sassi. Poi li buttavano dentro nel silo che c'era. Ma era tutto aperto, non c'è mai successo niente. Andavamo là, andare dentro nei vagoni, a farci correre avanti e indietro, ne abbiamo fatte di ogni. Certe volte magari arrivavamo fuori e non riuscivamo più a frenare, e il vagone andava giù dove buttava nel silo, dove buttava il sassi. E questo, e non è mai successo niente. E che dopo, però, il giorno dopo, mio papà, come gli altri, ci sgridavano, perché il primo lavoro che dovevano fare gli operai, dovevano cercare di recuperarli. Ma allora era bello, non era mica come adesso. Era bello perché c'era tutto pulito, non c'era un pezzo di terreno che c'era un rovo, o come adesso avrete visto in giro, com'è cambiato totalmente. Chiaramente adesso i luoghi sono abbandonati, quindi la vegetazione è ritornata padrona, però ha il suo fascino, sia il percorso, sia il passaggio sul Varrone, sia la risalita e attraversare questo borgo che sembra ancora avere delle memorie, dei ricordi che sembra di vedere ancora qualcuno che sta facendo dei lavori, come diceva bene Santino.